Allora mister, quest'oggi avete conquistato l'accesso alla finale playoff, dovevate rimontare un 1-0 che non era un bel risultato da rimontare perché ogni errore poteva essere veramente fatale, ci siete riusciti con una partita di alto profilo, quindi insomma direi meglio di così non poteva andare oggi. Grazie per i complimenti, confermo che la partita non era facile, ecco, anche perché non siamo abituati a questi tipi di partite con i gol che valgono doppio. E avevamo qualche rammarico dalla partita dell'andata perché forse non meritavamo di perdere, ma l'episodio ha fatto la differenza e devo dire che oggi, sulla prima parte, il Saluzzo ci ha messo in difficoltà anche con un ottimo fraseggio. Per noi poteva subentrare un po' il nervosismo, i ragazzi sotto questo aspetto sono stati eccezionali, ci hanno creduto, poi il gol ci ha dato quell'ulteriore scossa che abbiamo fatto con l'1-2, diciamo abbiamo rotto l'equilibrio, ecco, sotto questo aspetto, però direi nei 180 minuti che abbiamo meritato. Ecco, sotto. La sensazione quest'oggi è che avesse più benzina, no? Del Saluzzo, anche i cambi vi hanno dato una spinta in più nel secondo tempo. Come avevate preparato questa gara? Perché oggi insomma siete venuti fuori bene alla distanza, rischiando poco. Ma bene non tantissimo, perché qualcuno con i crampi mi aveva già chiesto i cambi anche prima. Diciamo che eravamo tutti e due ai minimi come condizione atletica. I cambi nostri, devo dire, hanno dato quel qualcosina in più, ma è tutta la stagione che la squadra, compreso quelli che sono in panchina, hanno fatto una stagione fantastica. Ecco, se siamo qui forse il merito è soprattutto per quelli che hanno giocato meno. Ultima cosa, adesso ci sarà una finale, insomma, ancora tante emozioni. Ma sicuramente, ecco, la cosa bella anche di oggi è stato il pubblico, anche quello a Saluzzo, cioè, quando fai partite così in cui c'è tanta gente, per la squadra, per i giocatori è qualcosa di bello, ecco, da vivere. Poi ovvio il risultato non dico che va in secondo piano, però sono quelle partite belle da fare. Poi adesso abbiamo la finalissima, mi aspetto un altro pubblico così, ecco, sono quelle cose belle del calcio.